L'aver raccolto in questa sede presepi di tutte le regioni d'Italia simboleggia anche l'unità della nostra nazione, che trae alimento e forza dal complesso delle realtà territoriali. Il capo dello Stato Sergio Mattarella spiega in un opuscolo i motivi che lo hanno spinto ad organizzare nelle sale del Quirinale una mostra della natività raccontata in maniera diversa da tutte le regioni italiane. Ed ecco allora il presepe della Liguria con la Madonna che indossa una sontuosa veste di foggia seicentesca spagnola ed il marinaio con i blue jeans per ricordare che l'origine del pantalone più venduto in ogni epoca è a Genova. E poi c'è la Basilicata con una natività ambientata tra i sassi di Matera o il presepe del Lazio che ricorda che fare il presepe fu un'idea di San Francesco d'Assisi che previa autorizzazione papale volle rappresentare la natività per la prima volta nel 1223 a Greccio al confine fra Lazio e Umbria. Ma la mostra inaugurata oggi ha anche un altro valore simbolico, lo ha spiegato Mattarella in un'intervista rilasciata al direttore del Messaggero Virman Cusenza. Nel nostro paese, ha detto, la quasi totalità delle famiglie pensa che mantenere le tradizioni storiche e culturali italiane rivesta un valore positivo e non custodisca affatto un'emarginazione di italiani o immigrati di altre culture o fedi religiose. Le nostre tradizioni storiche e culturali, senza forzature o imposizioni, possono contribuire a far comprendere loro meglio il paese in cui hanno scelto di vivere. Insomma, l'Italia è un paese laico, accogliente, ma non rinuncia alla propria storia, un pezzo della quale è possibile raccontarla anche attraverso il